costruire un quadro completo del sistema Gran Sasso per ultimare il quadro diagnostico della crisi idrica ed interventi concreti a partire da gennaio del 2021. Sono questi gli obiettivi dichiarati dal commissario straordinario del Gran Sasso, Corrado Gisonni, nel corso di una conferenza stampa presso la Ruzzo Reti. Bisogna innanzitutto disincrostare il sistema da quelle che possono essere delle ruggini che non fanno bene alla soluzione della crisi emergenziale del Gran Sasso. La prima cosa da fare, come ripeto da mesi, dal giorno del mio insediamento, è costruire un quadro di conoscenza completo del sistema Gran Sasso per poter ultimare il quadro diagnostico di questo malato ormai cronico. Se ci fanno iniziare, concretamente io sono fiducioso che entro la fine di quest'anno, al più tardi il primo mese dell'anno prossimo, dovremmo avere un quadro completo del sistema per partire poi subito di corsa con le attività di progettazione degli interventi. E alle associazioni ambientaliste Gisonni ha così risposto. Anche loro sono un ingranaggio prezioso di questo parterre di attori che occupano la scena del Gran Sasso e quindi anche loro hanno un ruolo fondamentale e auspico piena collaborazione con molte delle associazioni. Io ho stabilito un ottimo rapporto di comunicazione e informazioni nella piena trasparenza del flusso delle informazioni e dei dati. In questo momento, in particolare parlo per il versante teramano, le cui infrastrutture conosco con maggiore specificità di dettaglio, l'infrastruttura acquedottistica equipaggiata con un sistema di monitoraggio delle qualità delle acque che, se fosse installato su tanti altri impianti acquedottistici in Italia, non so quanti avrebbero il via libera per la distribuzione della risorsa idrica.